ingredienti per dar vita a queste bevande che abbiano chiaramente un equilibrio, che siano sicuramente portatrici di esperienze sensoriali indubbiamente legate alla percezione di un certo piacere, e quindi noi cerchiamo di dare a loro proprio questa capacità, quindi dell'utilizzo e quindi della facilità anche quasi di plasmare su diverse clientele quelle che sono poi la caratterizzazione della soddisfazione, quindi caratterizzando quelle che sono le percezioni della soddisfazione di queste clientele. Indubbiamente il vino in questo caso viene elaborato, viene diciamo distrutturato forse in quelle che, come si diceva prima, le sue condizioni primarie, perché abbinandolo con altri ingredienti indubbiamente poi la percezione è differenziata. Ma questo ci aiuta anche ad avere un aspetto direi importante, che è quello legato ad una percezione alcolica molto più bassa, e quindi stemperare queste bevande e quindi renderle anche, perché c'è una clientela direi al di fuori di quello che è il mondo giovanile, dove indubbiamente c'è una percezione dell'alcolicità differente rispetto alle persone mature, quindi c'è una clientela portata verso un consumo un po' più legato a quelli che sono gli aspetti salutistici, e quindi il vino, ok, quindi il vino ci dà delle opportunità sicuramente importanti. Volevo sentire Alfredo Zini, che oltre ad essere vicepresidente di FIPE è anche un ristoratore, e quindi come Moreno può patire, come dire, il momento dell'aperitivo, ma può anche trasformarlo in un'opportunità forse. Sì, è difficile per uno che fa ristorazione tradizionale, nel senso che ci sono alcuni locali strutturati che arrivano, che sono, diciamo così, tramandati di generazione in generazione, che non vanno nella direzione dell'happy hour, dell'aperitivo tradizionale. Ecco, oggi si è parlato in questo primo giro di opportunità per l'imprenditore, no? Per cui abbiamo parlato di salumi, abbiamo parlato di formaggi, può essere sicuramente un percorso da seguire da parte dell'imprenditore, ma che vedo più difficoltoso da parte del consumatore. Un consumatore non va in un ristorante tradizionale o anche stellato per fare un aperitivo, per prendere o per assaggiare un formaggio piuttosto che un salume, per cui anche su questo un certo ragionamento di cultura, soprattutto anche nelle informazioni del consumatore, andrebbe fatto. In questo giro però di tavolo, nel primo giro, sono venuti fuori degli aspetti importanti, da quello della formazione a quello che se andiamo nella filiera è quello della professionalità. Spesso e volentieri, e qui esce un pochettino di più la verve del dirigente politico sindacale, abbiamo poca professionalità. Almeno su Milano possiamo contare che chi sta dietro questi banconi dove c'è l'happy hour, spesso e volentieri i nostri collaboratori sono tra virgolette trattati male, non sono inquadrati nella formula giusta, per cui fare un prodotto di qualità che può essere quello dell'happy hour deve essere anche proprio stimolato nei confronti del lavoratore per dare un'informativa maggiore. C'è l'altra tematica importante, che è quella dell'alcol. Spesso e volentieri la gente non prosegue nella serata perché magari ha già avuto un carico di alcol nelle prime ore dell'aperitivo molto elevata, e con le norme restrittive che ci sono nel nostro paese si rallenta anche il consumo di quello che è il vino, e non solo, nell'andare durante tutta la serata che è appena partita, perché stiamo parlando di un aperitivo. Per cui insomma sicuramente una maggiore conoscenza, una maggiore informazione anche nei confronti del consumatore, ma anche dell'imprenditore, per dare slancio a questo settore che sta mettendo in crisi però tutta la filiera del pubblico esercizio. Abbiamo parlato, abbiamo detto, ma sempre di più in un momento di crisi come questo c'è un aperitivo fai da te, soprattutto nelle piazze come quelle di Milano, che sono quelle del consumo sconsiderato e da approvvigionamenti non tutti legali, sia di vino, sia di alcolici, ma anche di prodotti. Sempre più i ragazzi oggi consumano nelle piazze senza nessun problema.
bene, grazie, ma quello che dici tu è assolutamente interessante. Proprio l'altro giorno è uscita una notizia di dei dati di un ospedale milanese dove arrivano ragazzini di 12-14 anni quasi in coma etilico per alcol consumato in casa, fortunatamente non nei locali pubblici, perché sennò sarebbe devastante, ma purtroppo è certamente un problema sociale quello dell'alcol molto forte. Ma in questo primo giro secondo me è venuto fuori una cosa interessante, che è questo tema della concorrenza trasversale tra ristoranti e bar, oltre che tra i luoghi, come dire, non tradizionalmente deputati al consumo di cibo. E quindi se il ristoratore vuole cercare di mantenere il cliente che non sia già mangiato o già bevuto, il bar dal suo punto di vista ha intenzione di far mangiare, far bere il cliente. Quindi per voi che operate nei due rami del consumo fuori casa è un tema abbastanza critico. Vorrei sentire da Lamparelli invece se ci sono, dopo questo primo giro tavole, queste evidenze che sono state anche che sono emerse da Caliandro, come dire, dei temi interessanti riguardo ai cambiamenti del consumatore, cioè come il consumatore si approccia dalle vostre evidenze a questo momento di consumo. Diciamo che a questo momento di consumo in particolare, direi più in generale, il consumatore adesso, al di là, adesso si parla molto in questi anni purtroppo da più tempo di crisi. In realtà la crisi c'è, per carità, la nostra capacità di spesa si sta riducendo, però ci sono anche dei cambiamenti in atto nel comportamento del consumatore che secondo chi osserva questi cambiamenti prescindono anche dalla crisi, ma la crisi li ha esasperati. Li sintetizzo, ma credo che ognuno di noi possa ritrovarsi in quello che sto dicendo. Beh, innanzitutto noi siamo molto più informati, se qualcuno ha detto prima il consumatore è cambiato, siamo molto più informati, abbiamo molta più capacità di avere in tempi brevi informazioni su qualsiasi cosa. Io sono appassionato di fotografia, se voglio sapere il prezzo della macchina fotografica più basso ci metto 2 decimi di secondo su internet, per non parlare di se voglio vedere i ristoranti, i blog in cui si raccontano le esperienze d'uso di una macchina fotografica, le esperienze fatte in un hotel, in un ristorante, in un bar, in un aperitivo, eccetera. Quindi questo elemento, unito al fatto che siamo molto più mobili, sia virtualmente che fisicamente, che abbiamo meno tempo, ci porta a essere molto più esigenti, cioè noi siamo meno soddisfatti in generale dell'offerta dei prodotti, dei servizi, siamo meno soddisfatti dei locali, non diamo più credito a prescindere, cioè questo è secondo me il tema di fondo, e chiaramente anche dei locali, punti di consumo, dei punti d'acquisto. Sintetizzando al massimo, cosa vuol dire? Che stiamo cercando un valore, cioè noi vogliamo che ci ritorni un valore rispetto a quello che paghiamo, e siamo in grado di pesare questo valore molto molto di più di quanto non fossimo capaci di farlo prima. Traducendo tutto quello che stiamo dicendo rispetto al mondo specifico, il valore non necessariamente deve essere la convenienza, ma può essere la convenienza, il rapporto qualità-prezzo, fare un'esperienza diversa da quella che fai abitualmente. Faccio un esempio banale sulla moda: noi abbiamo un ufficio in Piazza San Davide, abbiamo una vista sui trend moda molto forte, è nato un punto vendita che vende la moda a peso. Allora è chiaro che questo punto vendita ha avuto un successo molto forte, perché abbinava un tipo di offerta assolutamente adeguata con un modo di proporre questa offerta diverso, e quindi faceva fare un'esperienza. Allora, abbiamo notato che da ultime analisi fatte con un paio di clienti, che il livello di soddisfazione nei riguardi dell'offerta, per esempio dei bar, se no diurni, se no serali in generale, sta diminuendo, per alcune cose specifiche, guarda caso l'innovazione dell'offerta, quindi si sente una mancanza di innovazione nell'offerta, si sente la mancanza, ma questo ahinoi vale per tutto il mondo
del consumo fuori casa, di promozioni, si sente la mancanza di fare un'esperienza, cioè di fare che ci siano degli eventi, che ci sia dell'animazione, che ci siano delle cose insomma che facciano permettere. Allora, tutto questo porta per alcuni aspetti a un disallineamento tra quello che è un consumatore che è cambiato e sta cambiando fortemente, ripeto, a prescindere dalla crisi che comunque esaspera certe cose, rispetto all'offerta che si trova in una parte importante dei locali anche tra quelli che offrono l'aperitivo. E questa è una cosa che bisogna sottolineare, no? Non è una cosa assoluta, perché la dimostrazione di quello che sto dicendo è che ci sono dei locali, qui credo siano rappresentati, uno, io ho avuto il piacere di, capito spesso Ancona per lavoro, e ho avuto il piacere di andarci, quindi mi sono reso conto di quanto sia valido, ci sono dei locali che vanno bene, e quindi i locali che vanno bene stranamente tengono conto del fatto che l'offerta va differenziata, che il consumatore, che ogni volta il consumatore comunque bisogna coinvolgerlo con qualcosa che di fatto gli interessa. Sul consumatore, sull'attitudine. Mi parlo di puntualizzazione anche all'amico chef che diceva che non sono dati reali. Attenzione, sono stati scaricati 63.000 unità di analisi. E quindi un quadro abbastanza rappresentativo, ok? Non è un sondaggio, ok? È una cosa un po' più culturale, è rappresentativo di un immaginario. E quindi l'immaginario è interessante per noi, per voi che fate marketing, per capire quali sono le aspettative del consumatore. E attenzione che quell'immaginario di Instagram viene da adolescenti, massimo post-adolescenti, perché Instagram è utilizzato da massimo 20, da 18 ai 26 anni, e comunque all'interno di quel target così specifico emerge, ripeto in maniera abbastanza oggettiva, non è il mio punto di vista, emerge che c'è questo desiderio comunque di avere maggiore qualità nell'aperitivo, anche perché, ripeto, ormai è talmente una pratica così massificata, una pratica anche quotidiana, le persone forse si rendono conto che non è sostenibile fare un aperitivo così alcolico, così grasso, per tempi prolungati, quindi emerge forte questa richiesta di qualità, la qualità dove viene offerta, solitamente viene ripagata. Noi siamo tanti anni insomma che ci occupiamo di consumo e in effetti sentiamo molto spesso da parte dei brand esercenti questa retorica del consumatore che si è un po' ammastardito, quindi questo è il problema. In realtà da continui studi che noi facciamo e fa la sociologia, che è una scienza, sembra che comunque il consumatore oggi ormai